gote rosse rosse di chi vien dalla campagna. Hai scelto, signora Bovary. Davide Falbo, un uomo, un personaggio che apre lo spettacolo, che sta sempre in scena, che ha una presenza viva. Sì, è un personaggio che sta in scena per, potremmo dire, la totalità della messa in scena dello spettacolo ed è un personaggio che nel testo originale di Edoardo non c'è, quindi viene fuori dalla regia. Tutte le parole che quest'uomo dice sono didascalie di Edoardo, quindi sono un testo letterario che di solito solo gli addetti ai lavori leggono. E invece in questa versione viene riproposto al pubblico e per rendere il pubblico partecipe anche di tutto quel testo e quella poesia che grandi autori come Edoardo inseriscono nel testo, ma che a volte il pubblico non riceve se non leggendo, appunto, non riceve a teatro. È una presenza che rappresenta in qualche modo il teatro nella sua totalità. Non c'è una definizione chiara e univoca di quello che questo personaggio rappresenta. Può rappresentare una come molte, molte cose, però c'è una presenza costante come la presenza del teatro, è la rappresentazione del teatro in qualche modo, infatti viene impersonata in questa figura che potrebbe essere benissimo un direttore di scena, benissimo un lavoratore dietro le quinte, che però ridà vita al teatro e se ne occupa, lo rievoca in certi momenti, e, insomma, contribuisce al riaccendersi di questo fuoco che fa ripartire la commedia e che nella versione di Fausto Rossalisi fa proprio ripartire anche il teatro.